Sì, buongiorno a tutti. No, sì, hai parlato di ricordi. Io ci pensavo mentre venivo in macchina da Milano questa mattina, ho fatto un calcolo veloce che mi ha spaventato. Sono un tifoso della Cremonese da quasi 50 anni e quindi sono tanti. La prima partita che ho visto, non mi ricordo se fosse una partita di Coppa Italia o un amichevole precampionato, Cremonese-Cargolettese. In porta c'era Uccelli, portiere della Cremonese, e ricordo che noi con la famiglia ci spostavamo a Grumello Cremonese in campagna e c'era il medico condotto che abitava vicino a noi che caricava me e mio fratello sulla sua 500 e ci portava allo stadio Zini a vedere la partita. E a me sembrava che il viaggio fosse più lungo della partita perché sulla 500 non si arrivava mai. E il mio primo autografo fatto su un cuscinetto grigio-rosso delle donne, sono nomi che probabilmente non dicono molto. Però per me io sono cresciuto con delle donne, con Sironi, con Cesini, con Barboglio, con Mondonico, questa generazione di giocatori che sono stati i miei primi eroi. È stato fantastico. Poi a 13 anni sono entrato nelle giovanili della Cremonese, mi sono fermato per 7 anni. La Cremonese mi ha aiutato a diventare un uomo migliore e un professionista dal punto di vista calcistico e poi la Cremonese dopo aver conquistato la Serie A. Sono passato alla Sampdoria, ci sono personaggi che ricordava Matteo, come Luzzana, come Mondonico, Favalli, Migliori, e gli allenatori con cui ho lavorato nel settore giovanile, da Babbo Nolli a Settembrino, lo stesso Mondonico, quindi per il segretario Rivetti, voglio ricordare Bettoli, Nedo Bettoli, cioè nomi che non devono essere dimenticati, che sono Luca, scusami, ma è vero che la tua famiglia ha costruito anche lo stadio di Non la mia famiglia, mio papà. il tuo papà, il Scusa, tuo mia papà. mamma stava. No, mio papà aveva un'azienda di prefabbricati e i distinti sono stati costruiti, che adesso non sono proprio bellissimi, ma sono passati tanti anni. All'inizio erano veramente All'epoca gioielli, bellissimi. erano fantastici, comodissimi e bellissimi. E dicevo che sono stato a Cremona 7 anni, e poi sono tornato alla Sampdoria, oggi lavoro per Sky. Sono ormai 14 anni e Sky è diventata la mia squadra e lo faccio con grande orgoglio perché, come diceva Matteo, noi ci mettiamo passione, competenza, tecnologia, cioè trasformiamo la partita in un evento e cerchiamo di rendere il calcio uno sport migliore. Non sempre ci riusciamo, però ci mettiamo veramente il massimo impegno e quindi sono straordinariamente felice di sapere che adesso posso guardarmi la partita raccontata da Daniele e sarà un matrimonio perfetto perché la Cremonese esprime e Cremona esprimono i valori che a noi piace raccontare, quindi bocca al lupo al mister e alla squadra. E io chiudo dicendo che un piccolo sogno ce l'avrei e cioè quello di va bene la Serie B, fantastico programma, però su Sky Calcio Show con Ilaria D'Amico essere lì a raccontare Cremonese, Juventus o Sampdoria, Sampdoria Cremonese, quello è il mio sogno, niente pressione, mister. Però non si sa mai, una botta di culo, qualche gol del nostro capitano e ci siamo. Grazie e buona stagione veramente di cuore a tutti.